La seconda edizione è pronta, noi siamo in fase di allestimento, che forse è la cosa più pesante da un punto di vista fisico, però è la cosa anche più entusiasmante perché riusciamo a toccare con mano finalmente le opere che abbiamo visto in foto, in video, eccetera. Novità sì, perché abbiamo mantenuto in vita il regolamento, abbiamo stabilito delle piccole cose leggermente diverse, un grande comitato scientifico composto da personalità altissime del mondo dell'arte in genere, c'è la novità della partecipazione del conservatorio e in più, oltre al premio istituzionale dedicato a Trovola De Ruggero, abbiamo inserito il premio dedicato a Zadig come premio alla genialità delle idee. Collettiva d'arte, dove come ho pubblicato sul catalogo può essere un po' manieristica, è un laboratorio di idee, deve provocare qualcosa anche non decisamente per forza bello o assolutamente diciamo, visibile a tutti. È un laboratorio dove devono esserci delle provocazioni. La Biennale è proprio un momento magico che trasforma la città e accende i dibattiti, nel bene o nel male, ma deve accendere i dibattiti. Affascinante anche l'inaugurazione della Contemporanea Giovani. Sì, assolutamente. Io e Don, che abbiamo sempre proprio prediletto la possibilità, i ragazzi sono loro i veri artisti. E la cosa interessante è che molti artisti giovani, proprio per la paura di non sbagliare, possono anche di più molte volte rispetto a degli artisti già formati. Appuntamento promuovere l'arte contemporanea per completare quel cartellone che promuove arte, turismo, insomma, e fare di Salerno un punto di attrattore a 360 gradi. Assolutamente sì, oggi siamo alla presentazione della seconda edizione della Biennale dopo il grande successo della prima, dobbiamo ammettere, quindi abbiamo avuto presenze importanti, circa 20.000 visitatori se non vado errato, quest'anno puntiamo ovviamente a un incremento e come diceva lei si tratta effettivamente di un altro tassello, no, nel puzzle dell'offerta che noi vogliamo proporre ai nostri visitatori e ai turisti. Non è solo cultura a sé stante, ma la cultura si fonde anche con gli aspetti turistici, con gli aspetti di promozione del territorio, con gli aspetti relativi alla vitalità, direi, alla dinamicità, al dinamismo di un territorio che vuole crescere, è aperto agli stimoli culturali e quindi quando viene proposta un'offerta importante, devo dire, il territorio risponde sempre da par suo. Promozione turistica, quindi ci avviciniamo all'evento clou, Luce d'Artisti. Assolutamente sì. Finendo il 30 novembre questa manifestazione diciamo, entra proprio nel vivo, accompagna la manifestazione Luci d'Artista nel vivo del suo svolgimento, quindi crediamo che quest'anno potremmo dare vita a un'edizione ancora più ricca degli anni passati, con un cartellone ancora più importante, stiamo coinvolgendo le associazioni anche giovanili, insomma stiamo facendo credo un bel lavoro per creare un cartellone davvero importante che consenta un'offerta integrata, quindi la visione delle luci ma anche e soprattutto la riscoperta di Salerno, della sua offerta culturale, della sua offerta dal punto di vista dei beni anche storici che comunque possiamo vantare. Salerno da dove deve ripartire a questo punto? De Luca l'altro giorno aveva detto in questa città è completamente saltato appunto il sistema industriale, deve guardare soltanto al turismo, deve guardare soltanto alle crociere, ai convegni, anche se poi grandi strutture non ci sono, o occorre anche riprendere questa vecchia tradizione industriale? Innanzitutto sul turismo dobbiamo decollare in maniera definitiva, lei faceva riferimento alle strutture, è chiaro che se vogliamo effettivamente posizionarci come città turistica anche nei grandi circuiti, no, dei tour operator, dei grandi portali di booking, dobbiamo aumentare la nostra offerta ricettiva, questo è un punto. Dobbiamo rafforzarci dal punto di vista delle relazioni, lei parlava di crociere, si parlava dei tour operator, ovviamente il tutto non può prescindere dall'aeroporto, quindi dalle infrastrutture. Il turismo è certamente una grande carta su cui dobbiamo puntare, ma che dobbiamo rafforzare. Non bastano i bed and breakfast. Promozione turistica, quindi ci avviciniamo all'evento clou, Luci d'Artisti. Assolutamente sì. Finendo il 30 novembre questa manifestazione diciamo, entra proprio nel vivo, accompagna la manifestazione Luci d'Artista nel vivo del suo svolgimento, quindi crediamo che quest'anno potremmo dare vita a un'edizione ancora più ricca degli anni passati, con un cartellone ancora più importante, stiamo coinvolgendo le associazioni anche giovanili, insomma stiamo facendo credo un bel lavoro per creare un cartellone davvero importante che consenta un'offerta integrata, quindi la visione delle luci ma anche e soprattutto la riscoperta di Salerno, della sua offerta culturale, della sua offerta dal punto di vista dei beni anche storici che comunque possiamo vantare. Salerno da dove deve ripartire a questo punto? De Luca l'altro giorno aveva detto
in questa città è completamente saltato appunto il sistema industriale, deve guardare soltanto al turismo, deve guardare soltanto alle crociere, ai convegni, anche se poi grandi strutture non ci sono, o occorre anche riprendere questa vecchia tradizione industriale? Ma innanzitutto sul turismo dobbiamo decollare in maniera definitiva. Lei faceva riferimento alle strutture, è chiaro che se vogliamo effettivamente posizionarci come città turistica anche nei grandi circuiti, no, dei tour operator, dei grandi portali di booking, dobbiamo aumentare la nostra offerta ricettiva, questo è un punto. Dobbiamo rafforzarci dal punto di vista delle relazioni, lei parlava di crociere, si parlava dei tour operator, ovviamente il tutto non può prescindere dall'aeroporto, quindi dalle infrastrutture. Il turismo è certamente una grande carta su cui dobbiamo puntare, ma che dobbiamo rafforzare. Non bastano i bed and breakfast, non bastano manifestazioni spot, dobbiamo puntare davvero a un turismo a 360 gradi, un turismo a 365 giorni l'anno. E poi secondo me non basta, continua a non bastare per nessun territorio, non si vive di solo turismo, è chiaro che ti dà uno slancio importante, ma visto che ne abbiamo le possibilità non possiamo abdicare rispetto a tutta un'altra serie di fattori e di assi strategici per lo sviluppo, penso all'economia del mare, alla nautica, al design, al biomedicale, sulla scorta, no, della tradizione anche con la scuola medica. Abbiamo un'università che è un polmone di talenti, di cervelli, e quindi abbiamo anche aziende di software importanti che stanno arrivando a Salerno a investire, insomma c'è tutto un fermento importante. È chiaro che dobbiamo puntare sui settori in cui possiamo effettivamente essere competitivi. Se vogliamo impiantare acciaierie o produzione di massa probabilmente non ce la facciamo. Se andiamo sui settori in cui possiamo dire la nostra, credo che davvero potremo essere competitivi e quindi creare opportunità, creare posti di lavoro, creare sviluppo. Ma i tempi dell'economia come si fanno a conciliare con quelli della burocrazia? 2 anni, anche se la Regione ha detto metteremo i fondi sponda per la pista ad esempio, le fonderie, beh, non torniamoci, ma c'è il problema della localizzazione. I tempi sono sempre lunghissimi, insomma, intanto però i giovani vanno via e non c'è il lavoro. Purtroppo si occorre cambiare chiaramente il piano regolatore per mettere gli alberghi, insomma, i tempi quali sono? Reali? I tempi del piano regolatore sono fine anno perché siamo in scadenza, abbiamo questa coincidenza che in qualche modo è anche fortunata probabilmente perché ci consente di ridisegnare l'assetto urbanistico rispetto alle funzioni produttive che noi vogliamo attribuire alle diverse aree. Per quanto riguarda i tempi, in alcuni casi ci sono anche aspetti tecnici, no? Una pista di un aeroporto non si costruisce in 2 settimane, è chiaro che però tutto quello che è nelle nostre possibilità noi cercheremo di farlo, di farlo al meglio e di farlo soprattutto nella maniera più rapida possibile. È chiaro che il tempo diventa una variabile determinante per gli investitori, per l'attrazione di capitale e per lo sviluppo. La città prende forma con il montaggio delle luci d'artista, manca davvero poco, possiamo dire, quali saranno le attrazioni di quest'anno, ma soprattutto come cambia il percorso delle luci d'artista, anche perché sarà coinvolta anche la parte orientale della città? Sì, stiamo cercando di rendere l'iniziativa sempre più ampia, anche ad esempio con l'installazione dei famosi mercatini, no, nella parte orientale, ovviamente le installazioni coinvolgono tutta la città. Come ci dicevamo, stiamo predisponendo un cartellone un po' più ampio che coinvolga anche gli altri contenitori che finora sono stati un po' magari trascurati durante le luci, penso ai parchi, penso alla stazione marittima, stiamo cercando di inventarci una bella manifestazione anche lì, insomma ci sarà da divertirsi, spero. Ovviamente la priorità andrà attribuita all'ordine pubblico, alla gestione del traffico, è chiaro, con tutti gli annessi e connessi ci sarà un pochino di ingolfamento in qualche giorno, ma credo che rispetto all'impatto della manifestazione sull'economia della città siano fenomeni abbastanza marginali. Si punterà a potenziare le corse della metropolitana, così come abbiamo fatto già lo scorso anno, anche per decongestionare il traffico dei pullman? Assolutamente sì, abbiamo approvato una variazione di bilancio all'interno della quale ci sono tutte le risorse sia per la logistica, per i trasporti, navette, metropolitana, sia per i vigili stagionali per garantire ancora di più l'ordine pubblico, la viabilità, un traffico ordinato, tutto quello che, ripeto, nelle nostre